La giunta prima o poi verrà ormai acclarato che ci sono problemi politici legati alla insoddisfazione di Lega e Fratelli d'Italia che non gradiscono lo schema pensato dalla Santelli, ovvero di assegnare un assessorato a testa a tutte le liste che hanno fatto parte della coalizione. Salvini e Meloni chiedono più spazio dell'UDC, visto che hanno un peso elettorale diverso, a tacere delle fibrillazioni interne ai singoli partiti per le designazioni. Molto probabilmente, quindi, la presidente Jole Santelli arriverà al primo consiglio regionale fissato per il 9 marzo a Palazzo Campanella a Reggio e a porte chiuse, causa emergenza coronavirus, senza una giunta definita. Il problema della giunta è relativo, la vera emergenza in realtà è un'altra ed è l'approvazione del bilancio di previsione. Come si ricorderà, Mario Oliverio, ex governatore calabrese, non riuscì nel corso della scorsa legislatura ad approvare il bilancio di previsione e si andò in esercizio provvisorio. Da allora nulla è cambiato, siamo ancora in questa situazione che blocca obiettivamente una situazione già di per sé molto complicata. Il primo atto che Jole Santelli avrebbe dovuto fare, quindi, una volta colti i fiori del vicepresidente di Oliverio Francesco Russo, era proprio quello di lavorare pancia a terra per approvare il bilancio di previsione. Aveva pieni poteri per farlo, visto che lo statuto all'articolo 33,8 recita che nei 10 giorni successivi alla proclamazione, di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della giunta. Così fece Mario Oliverio appena insediato, che operò con un decreto presidenziale, dalle variazioni di bilancio per far fronte alle spese elettorali e per avviare una programmazione. La Santelli però ha preferito fare altre scelte, e cioè individuare, con discreto rullo di tamburi, i due assessori finora nominati, Capitan Ultimo e Sandra Savaglio. A questo punto, a norma di legge, il bilancio di previsione poteva essere approvato dalla Presidente più i componenti della Giunta. Ma non lo si è fatto? Qualcuno arriva a dire che di conseguenza tutte le nomine effettuate del sottobosco politico in assenza di un bilancio siano sostanzialmente illegittime. Ma questo aspetto ci preoccupa davvero poco. Il problema è un altro. Certo, non è facile approvare un bilancio di previsione con la situazione economico-finanziaria che vivono gli enti locali calabresi. Ma il rischio è che la situazione dei comuni possa peggiorare se continua la gestione in dodicesimi. Una gestione che non permette l'indebitamento e quindi una programmazione di investimenti. La Regione Calabria può spendere solo quanto previsto dal bilancio di previsione 2019. Questo significa che molti eventi storicizzati, finanziati in parte, magari con fondi comunitari, non potranno più essere finanziati. Insomma, una situazione davvero complicata, resa ancora più intricata dall'emergenza coronavirus. Da quali risorse aggiuntive potrebbe attingere l'ente per affrontare una spesa imprevista? E questo è un po' il punto di domanda. Deve prendere i soldi se la regione decidesse di comprare l'introvabile igienizzante per le mani, visto che i ricercatori dell'Unical hanno regalato quello da loro realizzato alla Protezione Civile di Codogno per distribuirlo in scuole, uffici o nosocomi. Un esempio, ma se ne potrebbero fare mille, ma del problema chi se ne sta occupando?